Se siete tra quei piloti virtuali che ricusano la offset pod TV e giocano solo dall'interno del cockpit, mettendo il realismo davanti a tutto, anche alle prestazioni, allora siete nel posto giusto. Da sempre orfana della ormai imprescindibile e richiestissima per i giochi di guida modalità VR, la saga di F1 ci permette se non altro di regolare nei minimi particolari le impostazioni della telecamera, per farci sentire a nostro agio con la visuale a noi più congeniale. Vediamo allora come poter impostare i giusti parametri per bilanciare realismo e praticità di utilizzo. Se siete possessori di un PC e non avete spazio o budget per il triplo schermo, il consiglio è quello di utilizzare il Track IR, prodotto di nicchia per i simulatori di volo, ma che trova la sua naturale collocazione anche nei giochi di guida. Non a caso è da sempre stato supportato dalla serie F1. Il Track IR, come facilmente intuibile dal nome, non è altro che un inseguitore di infrarossi. Rileva cioè, grazie a un risponditore attivo nel Track IR Pro o passivo, nel Track IR Standard, i movimenti della vostra testa. In questo modo è possibile impostare un FOV molto basso, simulando alla perfezione la visuale ravvicinata dei piloti. Grazie al Track IR, poi, gli specchietti fuori campo visivo non saranno un problema, perché vi basterà andarli a cercare letteralmente con lo sguardo, proprio come quando siete alla guida della vostra auto. Il Track IR non farà altro che seguire il vostro movimento e la visuale si sposterà di conseguenza. Allo stesso modo, vi sarà possibile cercare il punto di corda con largo anticipo in ingresso di curva, proprio come nella realtà, oppure spostare la testa per vedere meglio il semaforo e il via, o per tenere d'occhio le altre vetture nei momenti di bagarre, sempre se, per questioni di realismo, non volete avere a schermo i vari segnalatori delle luci di partenza, delle posizioni degli avversari e le classifiche live. Ed a proposito di realismo, una piccola chicca nella versione di quest'anno: la deformazione delle auto che entrano ed escono dal campo visivo degli specchietti. In merito ai parametri da impostare, vi servirà un campo visivo molto basso ed un'accoppiata offset verticale, angolo, che non vi facciano rimanere seduti troppo in basso. Questa è una scelta puramente personale. Utilizzando il Track IR, le opzioni tremore e movimento telecamera verranno disabilitate anche se impostate al massimo. Di tremore e movimento, infatti, ce ne sarà sufficienza semplicemente spostando la testa. Fondamentale, invece, è l'opzione limite al guardare il punto di corda, cioè la simulazione dello spostamento della testa verso l'interno della curva, come se stesse piegando il capo lottando contro i G laterali. Impostandola ad un valore alto, ad esempio 9, vi basterà un movimento della testa più lieve per andare a cercare gli specchietti o il punto di corda, rendendo il tutto molto pratico e funzionale. Come ogni cambiamento di visuale, all'inizio ci si potrebbe trovare spaesati, essendo abituati a una visuale fissa, se si escludono i tremori della videocamera ed il movimento della testa simulato quando giriamo il volante in curva, dover risettare i parametri per l'ingresso ed uscita di curva, incluso l'angolo volante, cercare nuovi riferimenti di frenata ed imparare a sentire dov'è la vettura rispetto al vostro sguardo, può indubbiamente spaventare, ma una volta che ci avrete fatto l'abitudine, non sarete più disposti a tornare indietro. Discorso leggermente diverso se si è su console o su PC senza il Track IR. Voler ricercare una visuale il più possibile realistica significa per forza di cose dover scendere a compromessi. Con gli specchietti così lontani dal corpo vettura, infatti, è praticamente impossibile averli nel campo visivo, il che è come se vi avessero messo dei paraocchi. Il primo problema sarebbe quello di non vedere minimamente quello che sta succedendo alle vostre spalle, se una vettura sta tentando un sorpasso all'interno piuttosto che all'esterno, se due piloti si toccano, se siete riusciti a mettere sufficienza distanza fra voi e chi vi segue tenendolo fuori dalla zona DRS. Per ovviare a questo problema, considerando che per avere gli specchietti nella visuale dovreste impostare un campo visivo esagerato che vi farebbe sballare tutti i riferimenti, ma soprattutto che non vi farà più percepire le reali distanze e lo spazio, oltre alle frecce di segnalazione molto utili in caso di rotta ravvicinata, dallo scorso anno ha fatto la sua comparsa lo specchietto virtuale, reclamato in vero a gran voce da molti giocatori già da diversi anni. Per quanto riguarda invece l'opzione limite al guardare il punto di corda e movimento e tremore della telecamera, se siete dei puristi irriducibili, potete tranquillamente settarle al massimo, vi restituiranno indubbiamente un realismo soddisfacente, specie in fase di ingresso in curva e sui lunghi rettilinei. Per cui, alla fine, il compromesso a cui scendere è quello tra specchietto virtuale, frecce di segnalazione o entrambe, un piccolo dazio da pagare che però vi permetterà di guidare dall'interno del cockpit in maniera sicura ed ugualmente efficace. Due piccole note a margine. La prima riguarda le impostazioni della telecamera. Se non utilizzate sempre la stessa vettura perché vi piace cambiare o provarne di diverse,
o perché non partecipate ad un campionato online, o se vi partecipate ma poi ovviamente per allenarvi offline dovrete sempre girare con la Mercedes e voi magari guidate un Alfa Tauri, vale la pena perdere 2 minuti in più ed impostare una volta per tutte i parametri relativi al campo visivo, all'offset orizzontale e verticale per ogni vettura, abilitando l'apposita opzione. Le scocche infatti sono tutte diverse fra loro e dei parametri generalizzati per tutte le monoposto potrebbero darvi dei problemi che riscontrereste solo all'ultimo momento. Siete abituati alla Red Bull, avete impostato quei valori generali per tutti e poi sulla linea di partenza o nei box vi rendete conto che la posizione di guida è sbagliata perché vi è toccato prendere una McLaren. La seconda invece riguarda sempre il discorso immersività-realismo, ma è anche molto utile e comoda. I messaggi vocali con i box. Tramite un semplice microfono, sia su PC che su console, è possibile letteralmente dialogare con il buon Jeff, con la semplice pressione del pulsante scelto per la radio. Vi basterà ripetere o leggere, se non vi ricordate la frase, quanto riportato sul menu di dialogo per far sì che il vostro ingegnere di pista recepisca e vi risponda di conseguenza. È estremamente comodo, specie se vi piace tenere lo schermo pulito da info sul giro e posizione di classifica, oltre che realistico. Sapere fra quanti giri è programmata la sosta, chiedere informazioni sulla vettura che vi precede, finalmente quest'anno vi avviserà anche se la vettura ha riportato dei danni, così da valutare meglio un eventuale punto di attacco o di difesa, restare aggiornato sui progressi del compagno di squadra, o informarsi sullo stato del meteo e decidere di intervenire di conseguenza sul setup, chiedendo il tutto a voce, aggiunge un tocco di realismo e vi eviterà di dover navigare nel menu dei comandi mentre siete già abbastanza impegnati in gara. Previsioni del tempo. Rain is forecast in just over 10 minutes time. Rain in 10 minutes. Dry seem like the fastest tire at the moment. Alzala. Okay, I'll have the pit team send you out with aero setting plus one. We'll move aero to plus one. Chissà, magari dal 2022 ci sarà data la possibilità di interagire anche con Michael Masi in direzione gara. In quel caso dovremo essere rapidi e farci trovare pronti per inviare le giuste comunicazioni. Michael, this is Toto. Go ahead, Toto. Michael, I just send you an email with the diagrams where the car should be. Did you receive that? Toto, I don't access my emails during a race deliberately because I concentrate on the race. Yeah, then you should maybe look at this because there is something with the rules. I'm coming up.